Oggi saliamo in macchina insieme per vedere come eseguire in sicurezza l'entrata in autostrada. Partiamo! Prendo un minuto di tempo per ringraziare Insta360 che mi ha fornito questa One X2 e le riprese esterne fatte dall'auto verranno girate proprio con questa Action Cam che permette di effettuare riprese video molto belle a 360 gradi da elaborare poi con il suo apposito programma se si utilizza un PC o un'applicazione del telefonino semplicissima e molto intuitiva da usare. Ho aspettato apposta che mi arrivasse questa cam prima di girare questo video e ho voluto utilizzare questa specifica cam per rendere più realistiche le riprese e far percepire meglio quindi quello che succede nella realtà, che è fondamentale quando, come in questo caso dell'entrata in autostrada, è molto importante capire la posizione del proprio veicolo, ma ancora di più la distanza e la velocità con cui sopraggiungono gli altri veicoli. E questa One X2 aiuta di sicuro in questo. Vi lascio il link qui sotto in descrizione per ricevere maggiori informazioni sulla cam e anche eventualmente per acquistarla con uno sconto rispetto al prezzo normale di listino. Ma adesso andiamo in macchina. Adesso vediamo prima di tutto passo a passo le cose da fare per immettersi in autostrada, per poi mettere tutte le cose insieme e vederle in un video. Prima di tutto entreremo nella corsia di accelerazione che ci permetterà di effettuare l'immissione in autostrada. Avremo la terza marcia inserita e la terremo fino a quando non ci saremo immessi completamente in autostrada. Useremo questa marcia per immetterci per due motivi. Il primo è perché accelerando ci permetterà di prendere velocità più rapidamente rispetto alla quarta o addirittura alla quinta. Il secondo è perché sarà inutile deconcentrarsi con il cambio di marcia, perlomeno fino a quando non si avrà maggiore esperienza alla guida e farlo diventerà quindi automatico, perché nel frattempo dovremo stare molto attenti e controllare bene i veicoli in transito che già si trovano in autostrada e a cui dovremo dare la precedenza. E stando attenti anche a non creare situazioni pericolose. Anticipando con uno sguardo lo specchietto sinistro, accenderemo il relativo indicatore di direzione. In base al traffico che c'è in autostrada, decideremo quanto accelerare, ma eventualmente anche rallentare per immetterci, cercando di evitare, se possibile, di fermarsi del tutto, perché immettersi in autostrada da fermi, con i veicoli che sopraggiungono anche a 130 km all'ora, potrebbe creare una situazione di pericolo. In corsia di accelerazione controlleremo quindi con attenzione lo specchietto retrovisore sinistro, per vedere se ci siano o meno veicoli in arrivo a cui dovremo, come già detto, dare la precedenza. Prima di immettersi sarà opportuno girare un attimo la testa verso sinistra per dare uno sguardo diretto a fianco a noi e coprire l'angolo cieco dello specchietto retrovisore laterale. Adesso, spostandosi a sinistra in maniera lineare e non effettuando un tuffo, sarà importante accelerare e prendere velocità piuttosto rapidamente, premendo il pedale dell'acceleratore quanto non si è abituati a farlo circolando nei centri abitati. La maggior parte dei ragazzi e delle ragazze va quasi in apnea quando entrano in autostrada, per via della sensazione della velocità che si prova e che non si è abituati ad avere circolando in città. È una sensazione a cui però ci si abitua nel giro di poco, ma che all'inizio viene percepita come una novità. Una volta entrati toglieremo subito la freccia e raggiunto un'adeguata velocità con una terza marcia potremo inserire la quarta. Si dovrà poi accelerare ulteriormente e inserire la quinta, cercando di raggiungere la velocità di circa 100 km all'ora il più rapidamente possibile. Ultima cosa, molto importante, dell'immissione in autostrada. Quando bisogna cambiare marcia, inserendo la quarta e poi la quinta, ed eventualmente anche la sesta se la macchina ce l'ha, proprio come quella che ho utilizzato nel video, è importante stare attenti a non muovere il volante e per farlo basterà stare rilassati con la mano sinistra.
ovvero proprio quella che rimane sul volante mentre la destra sarà impegnata a cambiare la marcia. La macchina andrà dritta da sola. Al contrario, appendendosi al volante si avrà come risultato che nel momento in cui sposteremo la mano destra per cambiare la marcia, muoveremo anche la sinistra, andando a far cambiare pericolosamente la traiettoria al veicolo, con anche il rischio di invadere la corsia a fianco a noi. Adesso andiamo in macchina e vediamo nel concreto come eseguire l'immissione in autostrada. Stiamo per immetterci nella corsia di raccordo che ci condurrà in quella di accelerazione. I segnali ci ricordano che qui il limite è ancora di 50 km all'ora e che il sorpasso è vietato fino a quando non ci saremo immessi in autostrada. Questo è quello che vedremo dallo specchietto retrovisore sinistro. Ricordiamoci di accendere la freccia a sinistra appena entrati in corsia di accelerazione. Questo è il momento più importante, ovvero quello del controllo della precedenza, che dovremo dare ai veicoli che sopraggiungono dall'autostrada. Bisogna stare molto attenti e valutare bene la loro velocità e la loro distanza per effettuare l'immissione senza creare pericoli. Una volta inseriti, spegneremo la freccia. Prendendo velocità rapidamente, inseriremo la quarta. Poi dovremo accelerare ulteriormente e inserire la quinta. L'auto del video ha 6 marce e metteremo quindi anche la sesta. E l'immissione in autostrada è finita. Riassumendo, queste sono le cose che ti consiglio di fare per entrare in autostrada nel modo più sicuro e semplice possibile. Entreremo in corsia di accelerazione di norma con la terza marcia o eventualmente con la quarta se ci troviamo alla guida di un'auto di piccola cilindrata e magari con rapporti corti. Controllando lo specchietto laterale sinistro, accenderemo la relativa freccia per avvisare gli altri veicoli della nostra intenzione di immetterci. Controlleremo bene la precedenza e quando potremo ci sposteremo gradualmente a sinistra, accelerando piuttosto decisamente. Una volta immessi, toglieremo subito la freccia e inseriremo la quarta marcia. Prenderemo ulteriore velocità accelerando e inseriremo la quinta marcia ed eventualmente poi anche la sesta se il veicolo ne è dotato. Raggiungeremo una velocità di circa 100 km all'ora il più rapidamente possibile e qui avremo finito l'immissione in autostrada. Se è andato tutto liscio, adesso starai correndo a circa 100 km all'ora in quella che è in assoluto la strada più tranquilla, dove non troverai rotonde, semafori, ciclisti da sorpassare, si spera, pedoni che attraversano la strada. Potrebbe magari capitare di dover fare qualche sorpasso, magari di quei camion che in autostrada hanno un limite di velocità inferiore ai 100 km all'ora, ma a questo dedicherò uno specifico video. Nel prossimo video saliremo di nuovo in macchina insieme, ma questa volta per uscire dall'autostrada. Ci vediamo quindi presto, sempre qui sul canale Guidare Oggi con Andrea.